che siamo tutti dei delinquenti solo perché ci piace fare incidenti. Se ci sarà uno scontro sarà letale. Vi manderemo tutti all'ospedale. Oh, AC Milan. Oh, AC Milan. Dico che siamo tutti dei delinquenti solo perché ci piace fare incidenti. Se ci sarà uno scontro sarà letale. Vi manderemo tutti all'ospedale. Oh, AC Milan. Oh, AC Milan, finché vivrò, io sarò un rosso nero, io sarò un rosso nero, per il Milan canterò, combatterò, finché vivrò, io sarò un rosso nero, io sarò un rosso nero, per il Milan canterò, combatterò. Buongiorno ragazzi e bentornati nella casa del diavolo, il tring è sempre presente. Iscrizione, campanellina, pollice in su per il tring e doppio pollice per il diavolo. Vi lascio in descrizione il link Maglie Calcio, cliccate sul link, andate su Instagram, andate a parlare in privato con Francesco. Usate il codice sconto Tringa per fare il vostro ordine. I pagamenti sono alla consegna per l'Italia, anticipati per l'estero. Ragazzi, poche cose da dire partendo dai rinnovi. Rinnovi che dovrebbero iniziare a farsi in questi giorni, appena dopo queste feste, quindi stiamo pronti, stiamo concentrati. A Calçanoglu è vicino al rinnovo, Gigio Donnarumma è molto vicino al rinnovo, si sta parlando di alcune clausole che possono esserci o non esserci. A Calçanoglu sembra deciso a rimanere, il suo procuratore sembra abbia smesso di rompere il cazzo a tutti quanti e quindi ragazzi siamo ben contenti di queste cose, almeno io personalmente sono molto contento perché mi piacerebbe che il Milan non venga tanto toccato. Stamattina ho sentito il video di un personaggio che spera che il Milan vada a comprare chissà chi. Io invece sono d'accordo con quelle persone che pensano che il Milan vada toccato il meno possibile, o perlomeno vada aggiustato nei punti dove ha bisogno, ovvero la difesa, che è dove ha bisogno a livello numerico di un altro centrale. Ovvero probabilmente l'attacco, perché abbiamo visto che sì, se manca Ibrahimovic si possono avere dei problemi. Un Ibrahimovic che si sta riprendendo, piano piano si sta riprendendo, chiaramente a 39 anni non si può pensare che il recupero sia veloce come un ragazzo di 25, ma penso che Ibrahimovic possa praticamente esserci almeno contro la Juve, magari non per 90 minuti, però potrebbe quantomeno essere al fianco dei suoi compagni. Volevo fare un augurio in ritardo a mister Stefano Pioli per l'onomastico ieri e niente ragazzi, alla fine c'è poco di cui parlare, molto poco di cui parlare. Potremmo andare ad analizzare questa stagione del Milan e lo faremo in un video nel pomeriggio o al massimo domani mattina. Per quanto riguarda i nomi vicino al Milan, sono i soliti che facciamo. Ora ragazzi, non mi chiedete cose in più perché chiaramente in questi giorni di festa ci sono poche notizie. Per quanto riguarda la difesa, si parla di Simakan o Kabak, o uno o l'altro potrebbero arrivare, anzi quasi sicuramente arriverà uno dei due. Per quanto riguarda l'attacco, il Milan è in contatto col procuratore di Jovic, Stepic. Stepic è un procuratore che si sta vedendo molto spesso qui a Milano e la dirigenza rossonera ha preso appuntamento per la prima settimana di gennaio per andare a parlare con bene per vedere se si può portare a Milano immediatamente Jovic. A Real Madrid viene proposto un prestito secco per questi 6 mesi, per poi ritrovarsi a fine anno per parlare di un prestito con diritto di riscatto. Il Real Madrid vorrebbe immediatamente il diritto o l'obbligo di riscatto. Secondo me, per quanto è il mio parere, modesto parere, non arriverà nessun attaccante in questo periodo. Sono quasi convinto che non arrivi nessuno in attacco. Poi pronto ad essere smentito da quello che verrà fuori, però vedo un Milan poco convinto nelle contrattazioni in questo periodo. Ragazzi, è impensabile che una squadra che sta andando bene come il Milan e che ha nella sua dirigenza un certo progetto possa andare a comprare a gennaio un giocatore tanto per prenderlo. Io sono sempre dell'idea che il giocatore sia ben da valutare bene, sia da inserire nella maniera corretta all'interno del gruppo.
Quindi no, preferisco non prendere giocatori tanto per fare, proprio perché bisogna dire che si è fatto mercato. Un Milan che quest'anno ha fatto vedere a tutti che non è importante il nome dei giocatori, ma quanto veramente un giocatore abbia voglia di vincere, abbia fame di vincere. Io sono molto molto contento, non vedo l'ora che il Milan rientri in campo, anche se sono uno dei più convinti che la squadra avesse bisogno di rifiatare e di avere un lungo periodo di stop, non i classici 4-5 giorni, un lungo periodo di stop che sono questi 10 giorni che ci separano dalla partita con la Lazio a quella che sarà col Benevento. Ragazzi, abbiamo chiuso l'anno in testa a tutti, sono convinto che il Milan possa puntare e pensare in grande. Stiamo tutti tranquilli. Vedo già tifosi scrivere: ah, se anche perdessimo il 6 di gennaio c'è la partita con la Juve. E perché dovremmo perdere con la Juve? Spiegatemi perché siete tutti così impauriti dalla partita del 6 di gennaio. Pensate un po' che a me è la partita che interessa di meno, perché io sono convinto che alla Juve lì romperemo il culo come abbiamo fatto la scorsa stagione. Vi voglio bene a tutti, sempre forza, vecchio cuore, rosso nero. Ciao ragazzi!